Ciao e benvenuto in questo nuovo video in cui ti presenterò la nostra top 4 dei migliori seghetti da traforo del 2021. Iniziamo! Al quarto posto abbiamo selezionato lo Shepach Scrollfoot Switch 59014049-01. Prodotto perfetto per fare tagli e contorni sul legno al millimetro. Infatti la sua lama sottile si manovra sul pezzo con grande professionalità. È questa manovrabilità che permette di eseguire tagli rotondi e molto sottili. Con un interruttore a pedale è possibile controllare facilmente questa macchina sia rilasciando che premendo. Questo permette una maggiore manovrabilità, infatti questo strumento consente un'inclinazione massima di 45 gradi, così è possibile non solo fare tagli in legno, plastica, plexiglass, gesso o metallo, ma anche lavorare sui singoli angoli. Inoltre, il suo grande supporto assicura una guida semplice e sicura, che si adotta a una posizione ad angolo. Beneficerete quindi anche di una buona visibilità sulla superficie di lavoro, grazie all'illuminazione LED della macchina. Ma quest'ultima funziona solo con le batterie. Come al solito su Top Tech, se vuoi avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e ottenere i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet, vai alla descrizione di questo video, lì troverai tutti i link a portata di mano. Al terzo posto abbiamo selezionato lo Shepach SD1600V con velocità variabile. Questa variabile appare tra le migliori seghe da traforo quando si tratta di realizzare tagli precisi e contorni ancora più fini. Grazie alla sua finezza è possibile gestire questa macchina con una precisione ottimale, questo su un pezzo con un'altezza massima di 50 mm. Inoltre, questa SD1600V può arrivare a 1700 giri al minuto, questo la colloca nella categoria delle alte seghe a nastro più veloci di sempre. Tra l'altro incorpora un regolatore rotativo situato in un luogo facilmente accessibile, così sarete in grado di modificare il numero di corse tra i 500 e le 1700 RMP. Questo permette di avere velocità individuali e risultati soddisfacenti. Entrando nei dettagli notiamo anche la presenza di un ugello flessibile. Il suo ruolo è quello di mantenere la vista della zona lavoro sempre chiara, eliminando immediatamente trucioli e polvere. Tuttavia deploriamo il fatto che questa macchina pesa 14 kg, può quindi essere difficile da portare, ma ciò non toglie la sua efficienza a livello di prestazioni. Al secondo posto abbiamo selezionato il Dremel Scroll Saw. Se alcuni lo hanno scelto come migliore seghetto da traforo del 2021, ci sarà un perché. È perché è una macchina che ha il vantaggio di essere una 2 in 1, infatti offre due impugnature diverse. Con una infatti è possibile rimuovere la sega dalla sua base e averla in mano. Questo è quando si lavora su pezzi troppo grandi o direttamente sui mobili. In questo caso, questa sega è abbastanza leggera ed è molto facile da maneggiare. Dremel Motosaw ha una vasta gamma di lame. Questo permette quindi di lavorare su diversi tipi di materiali. È un seghetto che si installa e si ripone facilmente in un'officina o in un garage, perché è facile da maneggiare. Ma il piccolo svantaggio è che è un po' più costoso degli altri modelli sul mercato. Ma vi assicuriamo che saranno soldi ben spesi. Vi ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo scovato per voi su internet, cliccate sui link in descrizione. Al primo posto abbiamo selezionato il Heinel TC-WS405E. Questo seghetto Heinel ha una stabilità e una robustezza che colpisce al primo sguardo. Questi elementi assicurano buoni tagli curvilinei. Infatti, grazie al suo pratico sistema di fissaggio, si potrà avvitare direttamente sul banco da lavoro. Questa macchina è dotata di un potente motore da 120 watt, con tale potenza guida la lama ad una velocità di 1600 colpi al minuto. Questo è abbastanza sufficiente per il vostro lavoro di taglio sui materiali semiduri e morbidi. Incorpora anche un dispositivo di soffiaggio che permette di avere una stanza priva di segatura. Questo mantiene il vostro spazio di lavoro bello e pulito, tuttavia alcuni utenti avrebbero voluto che il controllo della velocità di questa macchina avvenisse tramite pedale. Ora, quello che ti invito a fare è molto semplice, vai alla descrizione di questo video, clicca sui link e ottieni tutte le specifiche più complete sulla nostra classifica che abbiamo scovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a decidere, metti un like, attiva la campanella e mi raccomando, iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Alla prossima, ciao!